Ci troviamo a San Paolo di Civitate. La chiesa di San Nicola è un edificio che si trova nel centro storico della cittadina, nel cuore, nella parte più antica di San Paolo di Civitate, un edificio che risale al 600. Nell'Ottocento c'è stato un ampliamento e in pratica da quel momento nasce la costruzione, l'edificio attuale che oggi possiamo osservare. Si trova in queste condizioni a seguito di un sisma, il terremoto del 2002 che colpì soprattutto il Molise. Noi siamo a pochi chilometri dal Molise, per cui il terremoto si è avvertito in maniera abbastanza violenta anche qui e la chiesa di San Nicola purtroppo è stata uno degli edifici che ha subito il terremoto. Ho chiamato il FAI e mi è stato detto lei capita proprio nel sesto censimento, perché non la candida? E così da allora è nata questa avventura. Il nostro successo ha contribuito anche ai sanpaolesi che vivevano al nord, non solo al nord ma anche all'estero. Lì siamo andati a parlare con i direttori didattici che ci hanno permesso di entrare in ogni classe e quindi noi abbiamo chiesto di poter raccogliere firme, ma allo stesso tempo insegnare ai ragazzi che cos'era il FAI, qual era la finalità del FAI e che salvare un bene non era solo quello di salvare il bene di un posto, cioè di San Paolo, ma quel bene era di tutti, quindi era il patrimonio artistico di tutta la nazione. E questo ci ha permesso di poter raggiungere la cifra di 53.394 firme.